Adesso che abbiamo visto il tenore del testo, il messaggio di fondo che il testo vuol dare, capite come sia difficile poter accettare la domanda: chi ha ragione, la scienza o la Bibbia? Una domanda del genere parte da una precomprensione che non è corretta, perché pone un brano poetico in rapporto alla ricerca scientifica. Siamo su due piani diversi, con due obiettivi diversi, con due atteggiamenti mentali diversi. Non si può fare un paragone del genere. Purtroppo, invece, in passato la Chiesa l'ha fatto. E sono venute fuori delle cose un po' strane, per cui i singoli giorni diventavano le ere dell'evoluzione. Questo è un forzare il testo, perché qui si vede con chiarezza: fu sera, fu mattino, terzo giorno, indica una giornata di 24 ore. Non si può dire, ma si potrebbe interpretare questo testo come fosse un'era evoluzionista. No, assolutamente. Siamo completamente fuori. La scienza fa il suo cammino nel spiegarci il come dell'universo e il testo fa il suo cammino per darci il significato dell'universo. Sono due mondi che si troveranno insieme, ma che percorrono due strade completamente diverse. Bene, adesso cominciamo pian piano ad entrare dentro al testo, proprio a macinare qualche cosa. E siccome il tempo è abbastanza stretto perché abbiamo 46 minuti, allora vale la pena che noi ci soffermiamo in modo particolare non tanto sui giorni che precedono la umanizzazione o la ominizzazione, per essere più precisi, ma ci fermiamo proprio sulla ominizzazione. Quindi prendiamo in considerazione il testo dal capitolo primo, versetto 26 in avanti. Siamo alla linea 44. Ciò che fa problema è quel facciamo. È un plurale, prima persona. Allora qui è venuto fuori: tutto è il contrario di tutto nell'esegesi. Il racconto è politeista nelle origini, quindi qui noi abbiamo il rimasuglio di questo vecchio politeismo da cui era stato tratto il racconto, chissà quale popolo l'aveva prodotto, senz'altro era politeista. Gli ebrei copiano, correggono, ma qui si lasciano sfuggire qualche cosa. Questa, per esempio, era un'ipotesi. Una seconda ipotesi era quest'altra. Provate ad andare alla linea 63. La terza parola, quella che indica Dio, se notate, è un plurale. Ciò che finisce in im indica non una singolarità. Può indicare una dualità, vedi Ashamaim, o addirittura una pluralità, Elohim. Elohim, se noi traduciamo ad litteram, sarebbe gli dèi, non Dio. E così pure Ashamaim sarebbero i due cieli, non i cieli. Perché altro è il cielo che vediamo noi, e altro è il cielo che calpesta Dio. Sono due cieli diversi. Noi vediamo il soffitto, e ciò che per noi è soffitto, dall'altra parte è pavimento. Quindi sono due i cieli, c'è niente da fare. Qualcuno diceva, poiché Elohim è un plurale, anche questo potrebbe essere il rimasuglio di un vecchio politeismo. E quindi, se Elohim è plurale, è giusto che il verbo sia facciamo.
gli dèi dicono a se stessi facciamo. Ora, questi tipi di ipotesi non stanno in piedi perché voi notate che la linea 63, il verbo è alla terza persona maschile singolare. C'è niente da fare. E quindi, anche se Elohim è plurale, qui con chiarezza abbiamo il cosiddetto plurale superlativo. Non è il plurale grammaticale, cioè non indica pluralità di soggetti, ma indica l'eccellenza del soggetto. È un fenomeno grammaticale che nelle lingue occidentali non troviamo, perché noi troviamo la casina, la casetta, la casona, la casaccia, cioè troviamo il grado positivo, casa, e poi il vezzeggiativo, casetta, diminutivo. Non c'era in Oriente il nos maiestatico, è un'invenzione nostra, è di tipo latino, il nos, il pluralis maiestatis. E quindi è da escludere qualunque tipo di politeismo in questo caso. Come comunque spiegare? Perché ce lo facciamo. C'è niente da fare. Il testo ebraico ha un noi. Il dato che possediamo fino ad oggi è sufficientemente chiaro per poter fare questa ipotesi. Qui Dio sta facendo qualcosa di molto importante. E noi sappiamo che nel mondo biblico, quando Dio fa qualcosa di importante, si consulta sempre con la sua corte. Noi abbiamo due bellissimi esempi in cui il Padre Eterno si consulta con la sua corte angelica. Voi potete leggere i primi due capitoli del libro di Giobbe, che non potevo riportarvi perché erano troppo lunghi. E poi c'è questo breve brano del primo libro dei Re, che lo trovate alla linea 87. Il re d'Israele disse a Giosafat, Giosafat sarebbe il re di Giuda. I due re si trovano, una delle poche volte in cui si trovano, perché di solito si prendevano sempre sganassoni quando si vedevano, e il re d'Israele dice al re di Giuda: non te l'avevo forse detto che non mi avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo il male? Profeta Michea gli aveva detto: state attenti che qua le cose vanno a finire male, non fate quello che state per intraprendere. Allora il re di Israele si arrabbia e dice così al re di Giuda. Michea, che sarebbe il profeta messo sotto accusa dal re di Israele, risponde: per questo, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono. Tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. Qui chiedo un momento di pausa per fare una piccola parentesi. Quando si dice Yahweh Sebaot, Sebaot sarebbero le schiere. Nel periodo arcaico della storia di Israele, cioè all'epoca dei giudici, Sansone, Jefte, Deborah, le schiere erano i soldati delle tribù, quindi era il dio dell'esercito delle tribù di Israele. Questo è il primo significato. Quindi dio degli eserciti sarebbe una traduzione corretta per i brani arcaici, molto antichi. Qui siamo nel VI secolo. Il primo libro dei re viene scritto nel VI secolo, mentre in Babilonia i nostri amici schiavi scrivono il primo capitolo della Genesi, i Leviti, che erano contadini, perché erano cappellani, cioè preti di serie B. Oggi invece i cappellani sono preti di serie A perché sono diventati un esemplare faunistico rarissimo e protetto. Quella volta invece questi preti declassati non potevano vivere
a Gerusalemme, se non per una settimana. Allora in quella settimana in cui facevano i sacristi, i cantori, i chierichetti, venivano mantenuti dal Tempio, poi venivano rispediti a casa. E a casa dovevano mantenersi. E siccome loro non potevano possedere, perché la tribù di Levi non ha territori, allora loro offrivano il loro lavoro come fittavoli a questi grandi possessori terrieri, ed erano contadini. Quando le truppe di Nabucodonosor fanno il rastrellamento e portano via tutti i preti di Gerusalemme, questi qui sono sfuggiti al rastrellamento perché erano dispersi per le campagne a fare i contadini, però erano clero, erano gente di cultura. Partono i babilonesi, vanno in Babilonia con le classi, diciamo così, dominanti e produttive di Israele, e loro restano con la gente. Mentre dunque i benestanti sono a patire a Babilonia, loro raccolgono, organizzano il popolo della terra, cioè i pastori, i contadini, la gente umile, e iniziano la raccolta dei documenti della corte regia che era stata distrutta, incendiata. Quello che è rimasto hanno raccolto, e hanno raccolto le varie tradizioni orali e hanno composto la storia deuteronomistica. Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Questo dunque è un testo che viene composto in questo periodo. Nello stesso periodo in cui viene scritto la fonte sacerdotale di cui il capitolo primo del libro della Genesi è l'incipit, l'inizio, contemporaneamente a Gerusalemme veniva scritto questa storia. Quindi ciò che qui noi stiamo leggendo, lo stiamo leggendo comprendendo la mentalità di quel periodo che è parallelo all'altro. Io ho visto il Signore seduto sul trono, tutto l'esercito del cielo. Da qui in avanti, Yahweh Sebaot non è più il Dio degli eserciti di Israele, ma il Dio degli eserciti angelici. E quindi quel Sebaot non rappresenta più le schiere dei militari, ma le schiere degli angeli. E più avanti ancora, Sebaot starà ad indicare le schiere degli astri, le schiere degli alberi. Per questo nel santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. Sarebbe Sebaot. Infatti nel vecchio santo in latino si diceva santo, santo, santus, dominus, deus, Sabaot. Ed è stato tradotto con Dio dell'universo per questo motivo. Quindi Sebaot con tre significati a seconda delle epoche culturali. Sì, 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 sì. Appartiene al primo significato, perché ricordiamoci che il popolo che esce dall'Egitto non è un popolo pacifico. È un popolo in guerra, perché dovrà scontrarsi sempre con tutto e con tutti per arrivare fino alla terra promessa. Va bene, torniamo qua. Io ho visto il Signore seduto sul trono, tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra, e il Signore ha domandato: chi ingannerà Acab perché muova contro Ramot di Galaat e vi perisca? Acab sarebbe il re di Israele. Chi ha risposto in un modo, chi in un altro. Vedete che gli angeli fanno da consiglieri, fanno da cardinali al grande Papa. Si è fatto avanti uno spirito che, postosi davanti al Signore, ha detto: lo ingannerò io. Il Signore gli ha domandato: come? Ha risposto: andrò e diventerò
spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti. Quelli ha detto, cioè Dio. Lo ingannerai senz'altro, ci riuscirai, va e fa così. E adesso Michea prende lui il discorso. Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannuncia una sciagura. Se voi notate, quando Dio sta facendo qualcosa di importante, chiama questo suo grande consiglio. La stessa cosa, ripeto, lo farà con Giobbe. Questo facciamo, dunque, per i testi che fino ad oggi noi conosciamo, può indicare questo grande consiglio che Dio fa con i suoi angeli prima di creare la creatura umana. Allora facciamo l'uomo, non è un pluralis maiestatis, non è il rimasuglio di politeismo, ma è l'intervento di Dio con tutta la sua corte per fare questo vermiciattolo di Giacobbe che siamo noi. Questo è un primo dato. Se voi notate, per psicanalizzare, insomma, mi sembra una bellissima proiezione umana che va benissimo, perché no? Infatti Anthony de Mello diceva che se noi fossimo formiche, il nostro Dio sarebbe una grande formica, solo che invece di avere un'antenna ne avrebbe due. E i greci, in termini molto più equini, hanno detto che se noi fossimo cavalli, il nostro Dio sarebbe un grande cavallo. Quando noi pensiamo a Dio in maniera istintiva, facciamo la proiezione di noi. E siccome quando mangiamo bene facciamo una bella proiezione, quando mangiamo male facciamo una proiezione labile, Feuerbach dice che Dio è la proiezione dell'uomo, e poiché l'uomo è ciò che mangia, dipende da ciò che mangia fare la proiezione di Dio. Per questo motivo i grandi pensatori dicono, attenzione, che Dio lo si può pensare solo in maniera negativa. Cioè puoi dire ciò che Dio non è, ma mai dire ciò che Dio è. E se voi fate un esame serio della lingua, e Wittgenstein dice che il pensiero è il linguaggio, quando voi dite Dio è infinito, non state dicendo una cosa positiva, state dicendo una cosa negativa. Cioè state dicendo, io conosco il finito, Dio non è finito. Dio è onnipotente. Io sono potente, ma in alcune cose, non in tutte. Onnipotente è un concetto negativo, perché parte dalla mia esperienza alla rovescia. Onnisciente, la stessa cosa, perché io non ho il concetto del sapere tutto, io ho il concetto del sapere qualcosa. Dio non è così. Mi cambio segno algebrico e diventa onnisciente, onnipotente, eterno, ma è sempre un concetto algebrico. Io metto il segno meno alla mia esperienza finita, cambio il segno e diventa una qualità di Dio. La stessa cosa, anche con l'amore. Perché noi confondiamo l'amore con la simpatia. E poi ci mettiamo l'affetto, poi ci mettiamo la passione, chiamiamo questo amore. Dio non ha passione, Dio ama tutti. Noi tutti non possiamo amare. Perché l'amore non è un qualche cosa di cui noi siamo padroni. L'affetto ce lo troviamo dentro, per qualcuno, e per qualcun altro no. Allora, la carità cristiana è disponibilità per tutti, ma affettuosità per qualcuno.
Quindi anche qui bisogna avere un pizzico di... Infatti, immagine e somiglianza, dice il testo, Tselem e Demut. Allora posso dire che nell'amore umano io faccio esperienza dell'amore divino, ma non posso sovrapporli. Posso dire che nell'amore umano c'è l'amore divino, ma non posso dire che l'amore umano è l'amore divino. Quindi l'amore umano è una cosa importantissima perché lì vengo garantito che c'è qualcosa di divino, ma non tutto ciò che ha amore umano appartiene al divino. Allora, creante, creante, sì, questo sì è vero. Prova ne sia che io sono creatore. Però anche lì c'è qualcosa di pericoloso e vi spiego il perché. Sempre per fare i ricamatori, cioè prendere le cose per benino. Il mondo biblico conosce la filantropia di Dio. E proprio nel testo del libro della Sapienza si adopera questa parola. Tu devi imparare la filantropia da Dio, non dagli altri. Perché Dio potrebbe distruggere i suoi nemici semplicemente con uno sguardo, dice. E invece lui dimostra la sua onnipotenza lasciandoli esistere, la sua superiorità lasciandoli esistere. Ma poi si parla nel Nuovo Testamento di agape di Dio. Ora, l'agape non è l'amore che Dio ha per noi, ma è l'amore che Dio ha per sé. È l'amore che Dio ha per il padre, che il padre ha per il figlio, che il figlio ha per il padre. Questo amore, questa agape, si chiama spirito. L'agape non è una qualità di Dio. Come l'amore una qualità nostra. In Dio questa qualità è una persona. Dio ci ama nella misura in cui inabita in noi, lo spirito abita in noi, quindi noi diciamo l'amore di Dio è in noi, ma è lo spirito che è in noi. Dio ama Don Renato, ma figurati. Dio ama se stesso, perché io sono inabitato da lui. Il grosso problema della dicaiosine, della giustificazione fra noi e i protestanti, dove si gioca? Su questo semplicissimo concetto. Qualunque azione buona io faccia non ha valore infinito e quindi non può pesare sulla mia salvezza, che è invece è un valore infinito. E quando i protestanti dicono che io non ho nessun merito, dicono la verità. E anche noi cattolici siamo d'accordo che l'azione dell'uomo da solo non ha valore davanti a Dio, o non ha quel valore sufficiente per garantirgli la giustificazione, cioè l'essere salvato. Giustamente i cattolici dicono, però, qui bisogna chiarire, perché nel momento in cui io vengo battezzato, divento una cosa solo con Cristo, una cosa sola. Non io sono io e lui è lui, no, io e lui siamo uno. Per cui quando il Padre ascolta me, che prego, ascolta uno. Che non si chiama Don Renato, ma si chiama Gesù Cristo più Don Renato. Quando io, ipotesi, perdono, non è Don Renato che perdona. Siamo in due che perdoniamo, ma siamo una cosa sola. Per cui quella preghiera e quel perdono diventano di valore infinito, non perché lo faccio io,
ma perché lo facciamo insieme, lui e Dio. Allora nasce il merito, che non è mio. Ma questo merito non ci sarebbe senza di me. Perché Gesù Cristo in me non potrebbe far niente se io non gli presto la mia buona volontà, la mia disponibilità, il mio corpo, la mia mente. E allora il cattolico dice, attenzione, che il credente si salva per la fede e per le opere, ma le opere non intese in senso banale come le intendiamo noi e come purtroppo si è sentito in questo anno giubilare. Ciò che vale è quello che io lo faccio, quello che io faccio con lui. Allora capite, se lo faccio con lui, fin dove quello che faccio è buona volontà mia o è anche grazia sua? Quanto c'è di mio in ciò che viene prodotto da me? E quanto invece c'è di grazia, di forza, di spinta, di sostegno, di incoraggiamento, di aiuto? E chi fa quelle misure? Se volessimo fare un gioco di parole, è Dio che salva se stesso, non è Dio che salva me. Sì, e quindi capite che allora il problema della salvezza è un problema complesso, ma anche estremamente ricco, bello. Non l'altro ieri, ma la settimana scorsa, in pendolino, ti danno le cuffie. E si vede che qualche steward lì deve aver fatto un errore, perché loro hanno quattro canali nel poggiabraccio, ci sono quattro canali, c'è l'aggeggetto lì, basta spingere 1, 2, 3, 4. E allora c'è un canale, normalmente quando gli steward sono bravini, allora c'è uno di musica classica, uno di musica leggera, uno cantato, e poi c'è una radio. Seconda che il treno passa, beccano una radio e si sintonizzano con Suwell. Ci deve essere stato penso un errore, perché si sono sintonizzati con Radio Maria. Anche nei pendolini dello Stato. Va benissimo. Allora me lo sono ascoltato, dico, non me l'ascolto mai, così per 4 ore di seguito, sto colpo qua, vai che va bene. E allora mi sono messo lì appisolato, sai, come una pantera. E c'era quella sera padre Livio, il quale parlava dei giovani. Io sono rimasto scioccato, perché non ho mai sentito un modo così grezzo di adoperare i concetti. È partito dicendo: ci sono alcuni preti che dicono che l'inferno non c'è. Può essere che ci sia qualche merito stupidello che dice questo, ma prima di fare un'affermazione del genere, chiediti in quale contesto è stato detto, perché è importante il contesto in cui si fanno le affermazioni. Secondo, dice, ci sono molti dogmatici che negano che noi possiamo andare all'inferno. Nessuno può negare la possibilità teorica di andare all'inferno. Nessuno. Perché quando si ammette che chi muore non in grazia di Dio va all'inferno, teoricamente il principio è chiarissimo. Se tu muori in peccato mortale, in paradiso non ci vai. Non ci piove sopra. Il problema è chiedersi chi muore in peccato mortale. Questo è il punto di domanda. E non è un punto di domanda che si mettono i dogmatici o i biblisti, tanto meno loro immaginarsi. I biblisti sono sempre anarchici. Ma il Papa stesso. Io volevo telefonarmi perché avevo pronto lì il telefonino e poi dico no, perché andare a spendere soldi? Ma volevo dirgli, è meglio che tu taccia, perché fai far brutta figura alla Chiesa.
Il Papa stesso, nel libro Varcare la soglia della speranza, lo dice con chiarezza. L'inferno esiste, come no, ed è abitato, come no, dai demoni, Satana e i suoi angeli. Nessuno dice di no. Ma poi dice, nessuno può garantire che ci sia qualche persona all'inferno. Lo dice lui. Aspetti, no, mi lasci finire che io... Aspetti, mi lasci finire, perché quello che mi ha preoccupato non è questa affermazione, perché questa affermazione me la fa anche Monsignor Spangaro. Ha 92 anni, è stato mio professore di dogmatica, cara creatura, e continua a ragionarmi così, per l'amor di Dio. Io non... Ma la cosa che mi ha scioccato di più è questo, che il fondamento dell'argomentazione non sono stati, per esempio, i documenti della Chiesa, come fanno i dogmatici. Non sono stati i padri della Chiesa, come fanno i patrologi, e non è stata la Sacra Scrittura, come facciamo noi biblisti. Ma è stato questo. La Madonna di Medjugorje ha detto il Sacro Cuore ha detto a Padre Pio, cioè tutte cose che nessuno può verificare. Tutte cose che la Chiesa dice, state attenti, che le rivelazioni private esistono, vanno rispettate, ma sono private, cioè coinvolgono solo e unicamente il protagonista. Nessuno è tenuto a credere alle rivelazioni private, nessuno, perché non fanno parte della rivelazione divino-apostolica, l'unico fondamento della nostra fede. A questo punto mi sono arrabbiato e ho cambiato canale. Però guardate che queste cose qua diventano patrimonio culturale della nostra gente. E questo è grave. Questo è grave. È grave perché si contrabbandano intanto affermazioni molto rozze per verità della Chiesa. La verità della Chiesa è sempre, perdonatemi la battuta, sempre molto sottile. Questo purtroppo è vero. Questo purtroppo è vero. Anche questo purtroppo è vero. Noi abbiamo un periodo adesso della Chiesa molto delicato, in cui ci sono troppe confusioni. Per questo motivo io penso che andremo incontro ad un periodo durissimo, dove Ratzinger, o chi per lui, perché lui adesso andrà in pensione fra non molto, il suo successore, stringeranno moltissimo. Quindi avremo una morale rigidissima, una dogmatica rigidissima e un silenziatore ai biblisti. Su questo non c'è dubbio. Quindi coraggio. Io ho telefonato a Radio Maria quando uno commentava e diceva che la Madonna è la rugiada del bello, la rugiada del bello di Gedeone. La rugiada del bello di Gedeone. Allora io ho chiesto, sono intervenuto dicendo, l'abbiamo sentito anche in America mie cugine, ho dicendo, beh, insomma, a padre, dove, a che riferimento lei sì, per poter dire queste cose qua? Come si chiama? Eugenio, vede Eugenio, la Bibbia è divisa in Vecchio Testamento e Nuovo Testamento. E mi ha risposto così. Esiste un principio in esegesi che è semplicissimo e che serve per la lezione monastica. Non schiodatevelo mai dalla testa. Quod gratis probatur, gratis negatur. Ciò che viene affermato senza prove si può negare perché non ha nessuna sostanza. E su questo Gilbert era implacabile. È il mio maestro.
in questa visione biblica del primo capitolo della Genesi, sì. C'è per esempio un biblista americano che, commentando Giovanni, dove Gesù dice: e ho altre pecore che non sono di questo ovile, ipotizza che lì ci possa essere qualche accenno ad extraterrestri. Nell'ambito dell'Antico Testamento, assolutamente l'uomo è solo su questa terra. Si fa compagnia lui con la sua donna, che lo vedremo adesso nel testo, ma non ha nessun tipo di dialogante al di fuori dell'umanità. Su questo non si piove sopra. Ho visto la trasmissione di Maurizio Costanzo, quando? 10 minuti, dove c'era lo scienziato del CNR nostro italiano, era un geologo, che parlava di questo diluvio universale. E poi c'era un altro tizio che parlava di UFO, e un altro tizio aveva la testa schiacciata, simpaticissimo, che parlava di miti babilonesi. È venuto fuori un pastrocchio. Dico, ma sti qua leggono i testi, perché il problema è leggere i testi, non è sapere che i testi esistono. È quello che è scritto, è capire quello che è scritto, e non si può capire quello che è scritto leggendo. Stamattina abbiamo visto che se si legge il testo per come il testo va letto, il testo parla in maniera diversa. Che stamattina non abbiamo fatto grandi cose. Ci siamo presi per mano e abbiamo detto: impariamo a leggere, non come il Corriere della Sera, testi di questo genere, dove ogni parola pesa. E allora, leggendo il testo per come il testo desidera essere letto, il testo parla in maniera completamente diversa. Il problema è non sapere i testi, ma saperli leggere. È un po' difficile, senza preconcetti, perché siamo condizionati sempre, c'è niente da fare, ma sì. Ecco, questa è un'esagerazione, giusto? Direi piuttosto, cerchiamo di partire da una idea che si potrebbe esprimere così: io devo cercare, con tutti gli strumenti che ho oggi, di far dire al testo ciò che l'autore voleva che il testo dicesse. E allora, per fare questo, io ho due strumenti: ho i metodi diacronici, cioè vedere come il testo nasce, e quindi vedere la situazione storica, vedere gli elementi culturali che lo circondano, oppure i cosiddetti metodi sincronici, cioè prendere il testo, isolarlo, non interessarmi chi l'ha scritto, dove l'ha scritto, quando l'ha scritto, ma cercare di capire perché questo testo è un textus, perché è un intreccio. E quindi trovare dentro al testo stesso la spiegazione del senso del testo. Perché il testo ha senso? Quindi le due domande di fondo sono semplicissime, da cui scaturiscono poi tutti i criteri di lettura. Che cosa intendeva dire l'autore, da una parte? Ma voi sapete che quando l'autore costruisce una melodia, o costruisce una statua, o dipinge un quadro, sì, lui ha voluto dire qualche cosa. Ma lì lui ha espresso il suo conscio e anche il suo inconscio. E di conseguenza il testo, la statua, la melodia, il quadro, esprimono molto di più di quello che l'autore ha voluto dire. Allora, quando io mi chiedo che cosa ha voluto dire l'autore, scopro il cosiddetto conscio dell'intenzione. Ma quando io comincio ad operare i metodi strutturalistico-semiotici o narratologici, io scopro l'inconscio dell'autore, cioè la validità dell'opera in sé e per sé, a prescindere da chi l'ha fatta.
E io devo battere tutti e due questi sentieri. Il dire, questo testo dice così, perché? Perché secondo me dice così, per cui secondo me la rugiada del bello di Gedeone e la Madonna, beh, questo te lo tieni. Sono fantasie tue. Se poi qualcuno ti ascolta, peggio per lui, insomma. Quod gratis probatur, gratis negatur. Nella Bibbia non si afferma mai niente se non c'è una prova. Piuttosto si tace. Possiamo? Mancano ancora 6 minuti ed è giusto che noi li approfittiamo tutti. Quando noi leggiamo allora il versetto 26, facciamo Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. Noi leggiamo una frase che corre liscia. Però per far correre liscia questa frase è stato sacrificato il testo originale. Andate alla linea 98. Lì dove in italiano voi trovate domini, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini, in ebraico avete quella parola lì, ue, che è la congiunzione, irdu, che è il verbo. Se voi notate, l'ultima lettera è una U, cioè il Vau, col puntino in mezzo, trasforma questa consonante in una vocale lunga. Ed è il segno della terza persona maschile plurale. Allora la traduzione è dominino, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e dominino, non domini. Infatti la parola Adam in ebraico è un nome collettivo forzato. Perché la vera parola sarebbe Adama, terra. Adam è un nome costruito ed è collettivo. Quindi Dio non crea Adamo, perché se noi dicessimo facciamo Adamo a nostra immagine, a nostra somiglianza e dominino, io mi trovo già con un Adamo collettivo. Chiaro? L'inghippo è stato saltato scrivendo uomo. Siccome in italiano la parola uomo è ambigua perché può indicare l'individuo, ma può indicare anche l'umanità, il genere umano, l'uomo ha conquistato la luna. Allora, giocando su questa ambiguità, è stato messo questo nome, però ha creato problema con il verbo. E allora i vecchi traduttori, come anche i nuovi, sacrificano il verbo. E hanno messo domini. E mi viene fuori uno. Mentre invece il mondo biblico non ha mai concepito l'inizio dell'umanità monogeneticamente. Non avevano questo problema, siamo noi che ce ne abbiamo. Ma se voi notate, l'umanità è un gruppo, è una pluralità, non è una individualità. Quindi l'immagine e somiglianza non si colloca nella singola persona, come spesso noi sentiamo dire. Tu sei immagine e somiglianza di Dio, tua nonna. Noi siamo immagine e somiglianza di Dio, perché è, come diceva la signora Lina,
come diceva la signora Lina, e in tutte quelle manifestazioni di affetto, quindi relazionali che noi abbiamo, marito, moglie, genitori, figli, amico, amica, che ne so, un'amicizia profonda, un dialogo di simpatia, una semplice conoscenza, una relazione di buoni rapporti, diciamo così, educati, cioè in tutte le relazioni più concentrate fino a quelle più labili o di varie stratificazioni, perché ci siano tutte queste occorre che ci sia un noi, un gruppo, ed è nel gruppo che c'è l'immagine e somiglianza di Dio. Perché l'immagine e somiglianza di Dio non esiste solo ed esclusivamente nel rapporto marito-moglie. Prova ne sia che nei primi capitoli della Genesi non si adopera la parola marito-moglie, ma si adopera sempre la parola uomo-donna. E allora io posso trovare un amore sponsale, un amore amicale, un amore paterno, un amore filiale, una relazione intensa, una un pochettino più labile, e in tutto ciò che è relazione che si manifesta l'immagine e somiglianza di Dio. Ecco perché non è l'individuo immagine e somiglianza di Dio, ma è la pluralità. Perché occorrono più persone per avere tutte queste relazioni. La coppia è una espressione primaria dell'immagine e somiglianza di Dio, perché proprio in questo testo la troviamo subito dopo. Ma non è esaustiva, perché anche l'amore, per esempio, non lo so, di quelle coppie che hanno adottato quei bambini del Ruanda, questa coppia di genitori bianchi, che ama come figlio un bambino nero, non loro, anche in questa relazione c'è l'immagine e somiglianza di Dio. Cioè la coppia ha la parte più emergente, più importante, ma non esclusiva. Perché Adam è un collettivo, non è un singolo. Se noi andiamo avanti, infatti, il testo comincerà a diventare specifico. Al versetto 27, infatti, dopo aver dato il principio generale, facciamo Adam a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra, chiuso il discorso, punto, Dio creò Adam a sua immagine e immagine di Dio lo creò. E poi avete la sessualità. Maschio e femmina li creò. Questo testo nega tutta quella linea di riflessione teologica che vede nell'amicizia un pericolo, nel matrimonio un remedio, un concupiscenzie, e nella sessualità qualche cosa da nascondere perché è contro il disegno di Dio. Se voi leggete il testo, basta leggere il testo, non occorre andare molto in là, per leggete la linea 52 e avete il commento. E dopo aver fatto tutto questo, Dio vide quanto aveva fatto, e solo qui, non negli altri giorni, solo qui. Dio vide che la cosa era molto buona. Ki mehot, ki top mehot. Perché è molto buona. Capite che allora, alla luce di questa parola, noi dovremmo umilmente, anche all'interno della comunità cristiana, rivedere certe dottrine, certe posizioni
che non sono né secondo il pensiero della parola, Antico Testamento, né secondo il pensiero del Verbo, Nuovo Testamento. E se noi dovessimo percorrere questa linea, troveremmo delle frasi che sono bellissime, scandalosissime, ma bellissime.